Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 20 gennaio. Insomma, buon fine settimana a tutti quanti. Vi ricordo domani sera, come sempre, Quarta Repubblica in prima serata su Rete 4. Ma che cosa è successo? Ne parleremo sicuramente anche domani, oggi, su tutti quanti i giornali. Il tema fondamentale sono questi morti sul barcone. 170 morti su un barcone che stava nelle acque territoriali libiche, e su questo si è ovviamente scatenata la polemica politica sulle morti dei barconi, perché ovviamente potete immaginare quali sono le posizioni in campo. Intanto buongiorno a Gerardo, che vedo che si è collegato in diretta. Chi accusa Salvini di essere sostanzialmente, lo dico molto semplice, il responsabile morale di queste morti, e Salvini invece dice a sua volta che i responsabili di queste morti semmai sono le organizzazioni senza non governative e l'apertura dei porti. Allora, su questo ovviamente si confrontano i due tipi di giornali. La cosa francamente incredibile è come i giornali, diciamo Repubblica, Corriere, Stampa, Messaggero, Messaggero meno perché c'è Gervasoni, ma insomma il tono dei giornalisti è sempre quello, sembra quello di un anno fa, di due anni fa, di tre anni fa, per cui venivano celebrati i grandi sindaci che accoglievano i migranti in Italia e veniva considerato Salvini l'esponente di un piccolo partito razzista. E invece, incredibilmente, nel caso di queste morti, il giornale, che è un grande critico di Salvini, diventa uno di quelli che invece lo difende sulla posizione. Il motivo per il quale il giornale la difende, come diciamo i giornali di centrodestra o quelli più vicini al governo, in questo caso il giornale diventa improvvisamente vicino al governo, è molto semplice e lo spiega bene Sallusti nel suo fondo, cioè dice: in realtà da quando sono diminuite i transiti nel Mediterraneo sono evidentemente diminuiti i morti. Si è passati da 3.500 morti negli anni in cui, tra il 2011 e il 2016, 3.900, 4.000, in cui il Mediterraneo era una specie di piattaforma di immigrazione più o meno clandestina, ai 900 da quando nel 2018 prima Minniti e poi Salvini hanno completamente chiuso i porti e hanno ridotto l'immigrazione. È un fatto anche numerico, algebrico: meno persone stanno sul Mediterraneo, meno rischio hanno di morire. Qui ci arriva anche un bambino. E Salvini difatti ha questa posizione, cioè quella di dire i porti devono rimanere chiusi, in questo caso come al giornale, perché in questa maniera non solo non arrivano immigrati da noi, ma rischiano di meno nel mare. E ovviamente poi, se uno legge il pezzo, non so, di Marta Serafini o dell'altro giornalista di Repubblica embedded sulla sulle barche degli ONG, beh, insomma, tutta colpa dell'Italia, tutta colpa dei porti chiusi, queste morti pesano sulla nostra coscienza, e c'è tutta una ricostruzione sul fatto che in acque libiche non avrebbero risposto all'SOS le motovedette libiche. Ma se poi andate a leggere il pezzo nel dettaglio, vi accorgete che in realtà potranno non aver risposto, ma hanno mandato i loro soccorsi. La prima è dovuta ritornare per una tremenda avaria, evidentemente, la seconda attraverso un peschereccio battente bandiera liberiana. E purtroppo non è una battuta di Verdone, ma è quello che è avvenuto. Quindi la questione dei morti sul mare diventa deflagrante, anche se avviene in Libia, e soprattutto diventa, saluto Paolo che vedo che ci sta guardando, non sono all'Euro, sono ancora a Milano, la cosa deflagrante che secondo me i giornali oggi non notano con sufficiente attenzione non è soltanto la triste contabilità della morte, ma quante persone muoiono prima di arrivare in Libia, quante persone muoiono nei traffici di uomini che sono fatti dall'Africa subsahariana per arrivare su nel Nord Africa. Ecco, quelli sono morti che a noi interessano poco. Le ONG non vanno lì, non vanno a proteggerli nei deserti e nelle loro incredibili traversie, per il semplice motivo per cui purtroppo dall'Africa queste ondate migratorie non solo sono incontrollabili, ma sono pericolosissime. Vabbè. E riguardo sempre a Salvini, e poi parleremo anche di altro, c'è la questione dei latitanti, cioè dopo Battisti ce ne sono altri 30 che hanno ucciso, partecipato al rapimento di Moro e sequestrato durante gli anni di piombo, e questi se ne fottono di ritornare in Italia e vivono tranquilli e beati, molto più di quanto viva Battisti abbia vissuto Battisti in Francia. Insomma, l'idea che questa Europa, come dice Nordio, è un'Europa unita su tutto, sulla moneta, dobbiamo fare tutto quanto eccetera insieme, e per quale diavolo di motivo un condannato alla pena di 25 anni o di 30 anni o dell'ergastolo non sia restituito dalla giustizia francese in Italia, beh, insomma, è una roba che qualcuno ci deve spiegare in questa Europa dei miei stivali.
sul reddito di cittadinanza, ovviamente dopo l'approvazione giovedì del Consiglio del regolamento, ci sono un sacco di giornalisti che ne parlano. Il più gettonato in questo momento a parlare del reddito di cittadinanza è Tridico, il professore marxista che di fatto, insieme a questo incredibile professore del Minnesota, si è occupato del reddito di cittadinanza. Il professore marxista si chiama Tridico, sul Corriere della Sera dice più o meno le cose che ha detto ieri al Fatto Quotidiano, ma in più aggiunge che ci sarà un incentivo alle imprese che assumeranno le persone che avranno diritto al reddito di cittadinanza, quindi una cosa che avverrà ad aprile, maggio dell'anno prossimo, anche se sul Quotidiano Nazionale qualcuno ha notato come in realtà il rischio di assumere persone che hanno avuto il reddito di cittadinanza o potrebbero godere del reddito di cittadinanza e poi magari licenziarle dopo un anno, due anni, è talmente grosso perché vai a pagare più di quello che hai avuto come beneficio. E Travaglio oggi dice: ma vi state tutti quanti lì a contare il reddito di cittadinanza, quello che serve, quello che non serve, eccetera. Immaginate voi un po' il PD che ha speso 60 miliardi per salvare le banche. A parte il fatto che il PD di 60 miliardi è un numero che poi sarebbe molto cortese farcelo vedere, perché mi ricordo il decreto salva banche di 20 miliardi di Gentiloni. Primo, non sono stati utilizzati tutti. Secondo, sono stati per ricapitalizzare le banche. Terzo, è esattamente quello che ha fatto il governo giallo-verde, cioè se le ha salvate il PD in 10 anni, in 3 mesi di in 6 mesi di governo questi hanno già messo 5 miliardi per salvare Carige e probabilmente arriverà anche la Popolare di Bari e poi ci sarà anche il problema del Monte Paschi di Siena. Insomma, il concetto è che facciamo, le facciamo fallire, possiamo anche farle fallire, figuratevi un liberista come me, facciamo fallire le banche e andiamo avanti. Ma insomma, l'idea che venga utilizzato questo, ancora questa nota da campagna elettorale dallo strillone del Movimento 5 Stelle mi fa piuttosto sorridere. Interessante il Sole 24 Ore che dice una cosa che era facilmente attendibile, e cioè che i 4.000 dipendenti dei centri per l'impiego che dovrebbero essere presi per aiutare a fare sto reddito di cittadinanza, beh, non riusciranno a prenderli prima di agosto, quindi il reddito parte il 6 marzo, almeno le domande del reddito partono il 6 marzo, ci dovrebbe essere secondo il Sole 24 Ore un ISEE precompilato, speriamo che arrivi, ma il punto fondamentale è che non ci saranno questi 4.000 persone in più che daranno una mano a smaltire queste pratiche, dei navigator addirittura, dice il Sole, ne riparliamo all'autunno del 2019. Boccia, il presidente della Confindustria, oggi intervistato dalla Stampa, ci spiega come in realtà c'è un'altra questione che è facilmente intuibile, che cioè i 3 posti di lavoro che bisognerebbe offrire alle persone che godono del reddito di cittadinanza semplicemente non ci sono. Molto interessante l'intervista, anche se non ce lo scrive Emanuele Buzzi, a cui chiederei magari nel futuro di fare un piccolo sforzo, l'intervista a Buffagni, perché Buffagni, è vero che ormai ci dobbiamo abituare alle nuove facce della politica, ma il sottosegretario Buffagni, o scrivi che è sottosegretario del Movimento 5 Stelle Buffagni, o non è che è proprio tutto l'universo mondo che legge il Corriere della Sera, financo quel piccolo universo mondo che legge il Corriere della Sera, sa a memoria chi sia Buffagni. È una piccola regola di giornalismo in cui magari spiegare chi è quello che sta intervistando converrebbe farlo, non solo metterlo in una didascalia, ma proprio nel corpo del testo. Ma lasciamo perdere. L'intervista resta interessante. Buffagni dice una cosa, anzi ripete una cosa che ha detto ieri in un'intervista televisiva alla Ratella, e cioè che la Confindustria deve smettere di diventare un partito politico, perché se continua a fare il partito politico non si riesce a capire perché debba essere finanziata da aziende di Stato, cioè controllate dallo stesso Buffagni. La domanda incredibile di Buzzi, che peraltro è un grande amico del Movimento 5 Stelle, è: non sembra un rischio di deriva autoritaria? Beh, insomma, la domanda è ovviamente completamente fuori luogo, non c'è nessun rischio di deriva autoritaria. La deriva autoritaria nasce dal fatto che ci sono delle aziende statali, semmai dal fatto che noi siamo pieni di aziende nazionalizzate, che questo governo ne voglia nazionalizzare altre decine, cioè questa è la nazionalizzazione, se voi volete più che autoritaria è una deriva statalista. Ma il punto che lo Stato possa dire: ma scusatemi, ma perché io devo finanziare Confindustria che mi fa un mazzo così, è rimasta la ria pensée di tutti i precedenti governi, oppure di quelli precedenti come faceva Renzi, che si nominava i capi delle aziende statali di sua stretta osservanza, di modo che la Confindustria prendesse poi le linee più giuste. Dice un'altra cosa Buffagni nella sua intervista, che la TAV è antistorica, beato lui. Romani è stato capogruppo di Forza Italia, braccio destro di Berlusconi, uomo importante insomma di Forza Italia degli esordi, quando ha perso insomma il suo ruolo di capogruppo, come spesso avviene in Forza Italia, quando perdi la poltrona, che poi non l'ha persa come parlamentare ma solo il ruolo, beh, diventi molto più critico, parli più liberamente. Io non so che cosa avvenga. Quello che dice è che è interessante
parte la proposta di Calenda. E vabbè, se lo dice Romani, allora andiamo bene, cioè mettere un po' di Forza Italia e un po' del PD insieme per evitare questa deriva autoritaria, come direbbe Emanuele Buzzi, dei Grillozzi. Allora, può piacerti o non piacerti il governo Grillozzo, ma l'idea che vedi Forza Italia insieme al PD in un'alternativa a questo governo è esattamente il motivo per il quale questo governo ancora ha il 60% dei consensi nel paese e un po' meno, diciamo, il partito di Romani. Ecco, mettiamola così, in maniera, diciamo, elegante, spero, e delicata. Intervista a Fossati, cantautore, che dice: basta, io non vorrei apparire, io egoisticamente vorrei che venissi riconosciute soltanto le mie canzoni più che la mia faccia, e mi fa una fatica tremenda a fare i concerti, e dice un po' di queste cose anche interessanti, intimistiche. Intervistato da Walter Veltroni, quindi vi dovete prendere una dose di buonismo sull'immigrazione e sulle cose che già vi immaginate voi de sinistra che funzionano alla perfezione. Ma la cosa più bella, se volete, è quando parla di Battisti, non il terrorista, ma Lucio, le cui pause nei mi ritorni in mente fiori rosa e fiori di pesco lo hanno reso, secondo Ivano Fossati, un grandissimo cantautore. Beh, non c'era bisogno soltanto di lui che ce lo ricordasse. Io direi che per oggi è tutto. Sul sito trovate un sacco di informazioni anche sulla fattura elettronica. Ieri ne ho parlato, c'è un piccolo problemino sulla fattura elettronica per noi professionisti di aumento delle tasse, non di aumento solo dei costi per farla, ma di aumento delle tasse che ho sottolineato. E poi più tardi Antonio Pilati ci racconterà perché Juncker ha pensato di rimettere in discussione, come si dice, l'austerity. Tutto questo sul sito nicolaporro.it. Vi ricordo l'appuntamento domani mattina con la zuppa e domani sera con Quarta Repubblica. Ciao.